città piuttosto dura, dipende quanto puoi pagare. E tu che sai quali porte aprire, sembri sapere come va a finire. Sei qui per dire che il meglio deve ancora venire. Il meglio deve ancora venire. Sappiamo bene che c'è chi, la Lega, ma non solo la Lega, anche una parte della destra che non si riconosce nella Lega, tende ad accreditare l'idea nei cittadini che l'immigrazione sia un fenomeno contingente, che ci sarebbe oggi per il lassismo presunto che hanno avuto i governi del centro-sinistra, ma che con una politica rigorosa questo fenomeno migratorio lo si può ridurre e eliminare. È un inganno. Non è vero. Gli immigrati non ci sono perché li ha fatti venire il centro-sinistra, gli immigrati ci sono perché l'Italia ne ha bisogno, per una ragione strutturale, perché il 50% almeno delle colf che stanno nelle nostre case sono filippine, somale, moldave, ucraine, perché il 50% della manovalanza dei cantieri edili è fatta da albanesi, macedoni, ucraini, o russi, o polacchi. I due obiettivi che abbiamo tutti insieme sono, da un lato, riconoscere parità di diritti e pari dignità a tutti coloro che vengono a vivere onestamente, legalmente nel nostro paese. Sono donne e uomini come noi che hanno i nostri diritti e devono vederli riconosciuti come devono vedere riconosciuta la loro dignità, che è uguale alla nostra. Questo obiettivo però non può essere separato da un altro, ed è fare in modo che il riconoscimento del diritto ad un cittadino immigrato non venga vissuto da un cittadino italiano come la sottrazione di qualcosa che gli appartiene, in particolare della sottrazione dei suoi diritti. Perché se il riconoscimento del diritto all'altro viene vissuto come sottrazione del diritto proprio, questo produce tensione, produce conflitti. E come non... cioè come si evita che si produca questa tensione, questo conflitto? Rimodellando le politiche sociali, le politiche pubbliche, le politiche di welfare in ragione da soddisfare entrambi i diritti e entrambe le esigenze. Nonostante noi siamo tra le città italiane che ha la più alta offerta, titolo di merito naturalmente, a livello di civiltà più alto che altrove, una più alta offerta di asili nido e scuole materne, il fatto che noi si abbia una popolazione immigrata che è il 13% della città, che è fatta di famiglie tendenzialmente di giovane età, con un tasso di natalità più alto, determina una domanda aggiuntiva di questo servizio a cui tu devi dare una risposta. E l'unico modo per fare in modo, per evitare che ti scoppi la guerra del bambino, è quello che tu alzi l'offerta. Perché se alzi l'offerta, quel servizio, offri più asili nido, più scuole materne, sarà in grado di garantire alle famiglie italiane come alle famiglie straniere di poter vedere soddisfatta la loro esigenza di mandare un bambino all'asilo nido o alla scuola materna. Come mai a Torino tutte le religioni possono costruire i loro luoghi di culto secondo la loro tradizione, i musulmani no? Torino si sta costruendo una moschea, lo sappiamo, e questa moschea è oggetto spesso di dibattito e anche di polemica. Io ho trovato molto efficace quello che ha detto Suor Giuliana in un'intervista pubblicata dalla Stampa di Torino, in cui gli è stato chiesto lei cosa pensa della moschea, e Suor Giuliana ha detto una cosa che io condivido talmente. Ha detto è molto meglio che un cittadino di religione musulmana possa pregare su Dio in una moschea riconosciuta e visibile che in un garage di periferia clandestino. Ultimamente è venuta fuori una proposta di concedere la residenza ai rifugiati, cioè che è una cosa che si può
fare concretamente subito a livello cittadino e che risolverebbe una serie di problemi a cui noi dobbiamo supplire, proprio perché la mancanza della residenza di queste persone che hanno già lo status di rifugiato gli crea una serie di problemi sulla sanità, dal poter guidare un'automobile, una serie di problemi molto pratici che sarebbero risolti con questa cosa. Quindi volevo sapere se il candidato sindaco come la pensa in merito a questa proposta. Proporrò all'ONG HR di aprire uno sportello a Torino e a partire dall'apertura di uno sportello di adottare per la gestione dei rifugiati nella nostra città le normative, i criteri e le direttive che l'ONG HR propone per la gestione dei rifugiati. Possibile dare il voto agli emigrati, che secondo me sarebbe una cosa di riconoscimento e di politica generale e forse ci aiuterebbe, dico forse, a contrastare la situazione italiana che è penosa. Grazie. Noi oggi abbiamo una legislazione sulla cittadinanza che è la legislazione che avevamo quando l'Italia era un paese in cui non c'erano cittadini stranieri extracomunitari se non in numero minimo. Quindi è una legge che non corrisponde al fenomeno di oggi. Al punto che noi non riconosciamo la cittadinanza a un bambino figlio di stranieri che nasce qui. Io intanto credo che si debba partire da lì, che chi nasce qui deve avere la cittadinanza nel momento in cui nasce.